Presidente, Maddalena Carlino, UDEM TV. Due domande. La prima, un consiglio di ministra a settimana fa circa 4 al mese, circa un centinaio in 2 anni. Che cosa cambierà con i prossimi? E la seconda domanda, se prevede nei prossimi giorni di accettare l'invito di Bersani a visitare Napoli e parlare anche dell'emergenza rifiuti. Grazie. Sa che non si sente niente di quello che ha detto. Ho cercato di... Sì, non possiamo alzare l'audio, scusate. Ho fatto 2 domande, sono Maddalena Carlina di UDEM TV. La prima domanda riguarda i consigli di ministro, 1 a settimana, 4 al mese, circa un centinaio in 2 anni, che cosa cambierà con i prossimi? La seconda domanda riguarda l'invito di Bersani ad andare a Napoli per emergenza rifiuti, se prevede di mettere tra i suoi impegni anche questo genere di visita. Grazie. Prego. Allora, guardi che noi abbiamo fatto un consiglio dei ministri ogni settimana, da quando siamo al governo del Paese. Non è che noi qui moltiplichiamo i consigli dei ministri, abbiamo semplicemente calendarizzato in 5 consecutivi consigli dei ministri i provvedimenti in esecuzione dei 5 punti che io ho presentato alle Camere chiedendo la fiducia. Ottenuta la fiducia, abbiamo ritenuto impegno nostro di dovere procedere con 5 consecutivi consigli dei ministri per approvare consecutivamente appunto quanto ci eravamo impegnati ad approvare davanti al Parlamento. Per quanto riguarda la seconda parte della sua domanda, sa che io non mi chiedo scusa, ma qua si vede che c'è una cosa, me la rifà, non è che sono vecchio sordo, è che proprio... Oh. Mi sente anche bene, sì. Mi vede. L'invito di Bersani ad andare a visitare quello che sta succedendo riguardo l'emergenza rifiuti a Napoli, se intende partecipare a questo invito, accettare No. Allora, noi non abbiamo bisogno di nessun invito di Bersani, perché Bersani non è titolare di nessun diritto ad invitare nessuno. A Napoli succede questo. La situazione che riguarda lo smaltimento dei rifiuti è stata risolta da noi quando ce ne siamo interessati e la campagna è stata dotata per un tempo ben preciso, che è un tempo di 2 anni e mezzo, di discariche e di un termovalorizzatore sufficienti allo smaltimento stesso dei rifiuti. È successo che il servizio di raccolta dei rifiuti a Napoli invece non ha funzionato dovere e non funziona ancora dovere. La responsabilità di questo servizio non è della Regione, è del Comune di Napoli, quindi del Sindaco e dei suoi collaboratori. Abbiamo fatto degli interventi, la Protezione Civile attraverso il dottor Guido Bertolaso si è data da fare e il problema mi risulta che sia risolto al 95%.